E ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video di pulizie motivazionali. Quest'anno andrò avanti con gli addobbi piano piano. Non farò come gli altri anni che praticamente uscivo tutte le cose di Natale, addobbavo tutto in 1 o 2 giorni, anche perché ho anch'io i miei impegni fuori casa, avendo bambini e animali. Quest'anno non voglio stressarmi ed esaurirmi e procederò molto lentamente facendo pulizie a zone. Quindi oggi puliamo bene bene la camera da letto prima degli addobbi e addobbando una stanza alla volta con tranquillità, calma e soprattutto poche cose. L'avevo detto anche negli scorsi video, voglio un Natale molto soft che non mi provochi confusione visiva poi con il passare dei giorni, perché io soffro di questo disturbo che poi guardando troppe cose insieme, troppi colori messi insieme, troppe luci mi provocano questa confusione visiva e mi sento nervosa. Quindi sarà un Natale molto soft a casa mia e cominciamo con la pulizia della camera da letto dopo aver rifatto il letto molto velocemente, perché poi mia figlia è pomeriggio si corica, lo sapete, fa il riposino, quindi non ci perdo molto tempo. Iniziamo a pulire il lampadario, quindi cominciamo dall'alto. Adesso armata di spugnetta e detergente della Pink Stuff e secchio con l'acqua, vado a pulire tutti i laterali del letto, ragazze, che era da un po' che non lo facevo, infatti è proprio annerito. E come vi dicevo, procederemo per zone, quindi in questo video vedrete la pulizia camera da letto, anche quella dell'ingresso, e comincerò a addobbare l'ingresso. Poi ci saranno altri video, proprio andremo avanti così a zone, dove puliremo da cima a fondo, come nel prossimo video l'open space, e inizieremo ad addobbare anche lì. Sto utilizzando per la pulizia del letto in ecopelle una spugnetta morbida, quindi senza la parte comunque abrasiva che graffia, perché appunto essendo ecopelle c'è il rischio che si possa formare qualche buchino, qualche foro, e poi ragazze diventa una seccatura, perché l'ecopelle quando inizia a bucarsi non si ferma più. E poi risciacquo con una pezzolina sempre morbida. Fatto anche l'altro laterale, anche il davanti, adesso poi ci dedichiamo alla testiera del letto, che è comunque quella che pulisco spesso, quindi non andrò a fare chissà che cosa come per i laterali, e poi andremo a spolverare in modo profondo tutti i mobili, sia sopra che di lato che dall'altro lato. L'unica cosa che non mi vedrete fare in questo video è sopra l'armadio, perché ho tutte le scatoline contenenti le cosine di Natale sull'armadio, e quindi non ha senso scendere tutto, per me è una fatica inutile scendere tutto, pulire, poi risalirle. Quando andrò a scendere fra pochi giorni le cosine di Natale, andrò a pulire sopra l'armadio. Finito questo, come vi dicevo, andiamo a dedicarci ai mobili.
Ogni volta che c'è cambio di inquadratura vado a risciacquare la pezzolina, non so neanche io perché non ho svuotato il secchio e l'ho riempito di nuovo con l'acqua, avrei fatto prima, ma niente, la testa mi ha detto così, ragazzi. E quindi vado a risciacquare la pezzolina ad ogni mobile che pulisco. Vado a pulire anche la porta, soprattutto il sopra, anche se sapete che le porte sono nuove, sono arrivate da poco, ma lo stesso si deposita polvere sopra la porta e poi ovviamente tutta la porta, mi concentro soprattutto sulla parte della maniglia dove ci sono sempre le impronte fastidiose, soprattutto dei bambini ma anche di noi grandi. Andiamo di aspirapolvere, ragazze. Oggi non andrò ad utilizzare la lavapavimenti, quindi prima vado ad aspirare e poi andrò direttamente con lo straccio, metodo tradizionale. Io vado con la lavapavimenti quando vado velocemente, anche se ragazze è un'ottima alleata perché lave aspira, però quando mi va di fare una cosa più profonda utilizzo sempre il metodo classico e tradizionale, quindi lo straccio, acqua bollente nel secchio e disinfettante. Andiamo a fare lo straccio, per il momento non andrò ad addobbare la camera da letto, anche perché sicuramente, ragazze, non andrò ad addobbare la camera da letto completamente. Al massimo il piumone, magari diverso, appena farà più freddino, e al massimo voglio mettere al posto dei fiori che avete visto nel Como Grande qualche piantina finta che richiami l'inverno. Non andrò a fare chissà cosa in camera da letto, ve l'ho detto, quest'anno molto molto soft il mio Natale. E abbiamo finito, questo è il risultato meraviglioso, fresca e profumata. Adesso andiamo ad aspirare il corridoio. Ragazze, non andrò a fare chissà quale pulizia profonda in corridoio perché pulisco sempre, avevo già spolverato il giorno prima, quindi adesso passerò una pezzolina al volo e andrò a togliere tutte le cosine che vedete sull'ingresso e a rimpiazzarle con gli addobbi natalizi che ho pensato, ponderato per l'ingresso, perché sono stati proprio pensati per questa zona. Stavolta non sto mettendo cose a casaccio e quindi adesso andiamo ad addobbare questa zona. Che abbiamo l'aspirapolvere tra le mani, passo anche dall'open space dalla cucina, non mi sono fermata ad addobbare l'ingresso, ci ritorniamo dopo, quindi aspiriamo questa zona e poi ci andiamo a dedicare appunto all'ingresso.
La prima cosa che devo fare per andare ad addobbare l'ingresso e poi comunque procedere con la cucina è pulire i pesciolini. Dici perché? Innanzitutto perché devo pulirli a prescindere e poi perché devo spostarli, perché ragazze la bozza con i pesci non mi piace nella credenza della cucina. Adesso vi faccio vedere dove stavano messi, ma chi mi segue lo sa. Non mi piace perché devo andare a mettere alcuni degli addobbi che ho pensato per l'open space, e quindi i pesciolini saranno trasferiti in corridoio dove comunque stavano l'anno scorso. Ragazze, l'anno scorso c'era l'acquario più grande perché avevo più pesciolini ed erano messi in corridoio. Feci l'albero nell'ingresso e spostai i pesciolini in cucina. Quest'anno facciamo il contrario, spostiamo i pesciolini in corridoio e l'albero verrà fatto nell'open space. Ecco, i pesciolini stavano messi qui, ragazze. Adesso tolgo anche i centrini, devo togliere tutto. Non lo vedrete in questo video, ma nel prossimo. Sono andata a recuperare il mobiletto dove stavano prima i pesciolini, l'ho rimesso in corridoio e adesso mettiamo il centrino e la boccia con i pesci. Così ho liberato la parte della credenza della cucina dove devo andare poi ad addobbare. Allora ragazze, per non lasciare vuota quella parte di credenza, ci ho messo questo vasetto che però ragazze è veramente ridicolo, l'ho messo lì, poi ovviamente metteremo gli addobbi e quindi lo toglierò. L'albero andrà al posto della mostera, ragazze, che state vedendo, poi toglieremo anche la zucchetta. E adesso vi faccio vedere gli addobbi che ho fatto in corridoio. Innanzitutto ho voluto fortemente questo alberello che si usa tantissimo quest'anno, che è molto molto soft e con la luce spenta fa veramente una bellissima figura. In questo vasetto, che è quello che già c'era nel corridoio, andrò a mettere delle rose che ho comprato appunto per questo vasetto. Questa invece è la casetta che vi avevo fatto vedere nel video precedente, accesa. E adesso vi faccio vedere la situazione da lontano, poi anche il vasetto con i fiori e l'atmosfera con la luce spenta. Ragazzi, a me e anche a mio marito il risultato piace tantissimo, tantissimo. Volevo mettere il boa comunque verde dell'albero di Natale sullo specchio, ma poi ci ho ripensato. Mi piace tantissimo questa leggerezza dell'ingresso, ecco, questo Natale così soft, questi addobbi così soft. E lo lascerò così, ragazze. Questa casetta per me è stupenda, l'atmosfera che creano insieme alberello e casetta per me è meravigliosa. Io vi mando un grosso bacio, fatemi sapere nei commenti se anche voi per le pulizie profonde procedete a zona e noi ci vediamo al prossimo video.